Simone Ambrosio, assessore al commercio di Quernier, tradizionale fiera di San Martino, una bellissima giornata, due parole su questa manifestazione. Allora, è una bellissima giornata con il sole, le temperature sono ideali perché avevamo paura del freddo, ma fortunatamente il sole sta scaldando parecchio. Abbiamo avuto tantissima partecipazione tra hobbisti, commercianti, allevatori e quindi siamo molto molto soddisfatti. Affluenza di persone in questo momento ce n'è tanta. Abbiamo cercato di coinvolgere le famiglie, quindi avere sia prodotti per gli adulti che per i bambini, quindi ci sono tante attrazioni per i bambini, quindi abbiamo il torneo di toro meccanico oggi pomeriggio dalle 14, quindi è una bella attrazione, e abbiamo tutti i giochi con le associazioni, con i pompieri, gli allodieri, le motorettine da trial, quindi tante attività anche per i bambini, quindi per le famiglie. Sono contento, quindi è una bellissima giornata. Stamattina è stata un po' caotica, però siamo riusciti a organizzarla e mi sembra che sia riuscita. Adesso speriamo anche nel pomeriggio che ci sia molta molta affluenza. Una fiera organizzata proprio nel centro, coinvolgendo quindi anche le associazioni, i commercianti e tutti coloro che nel centro svolgono la propria attività. Sì, esatto, abbiamo cercato di coinvolgere tutti quanti, poi soprattutto in centro, perché vogliamo credere nella ripresa di Quernier, quindi vogliamo attirare più persone possibili qua in Quernier. Abbiamo cercato di collegare la piazza Martiri con piazza Morgando, chiudendo il tratto di strada dove siamo in questo momento, appunto per dare continuità alla fiera, quindi in modo tale che non ci sia una divisione tra le due aree, e soprattutto il discorso di sicurezza, quindi macchine che possano passare avanti e indietro, e quindi cercare di unire quello che è la manifestazione. Oggi qui a Quernier, alla fiera, tradizionale fiera di San Martino, è presente anche l'associazione Domani, Oggi e Donna, che è un'organizzazione di volontariato che sostiene le donne nel percorso di diagnosi e cura del tumore al seno. Avete voglia di presentarci la vostra associazione? Sì, con piacere. La nostra associazione si chiama Donna Oggi e Domani, è un'organizzazione di volontariato che dal 1997 sostiene le donne nel percorso di diagnosi e cura del tumore al seno. È l'associazione della Breast Unit dell'ASL TO4 e siamo veramente felici di essere qui e poter farci conoscere un po' di più nell'Alto Canavese, per cui ringraziamo davvero l'amministrazione comunale e tutte le persone che sono passate a trovarci per conoscerci. Quindi un impegno molto importante il suo, a sostegno appunto, supporto delle donne che si trovano a vivere questa situazione non certo facile. Sì, è un impegno importante da fare tutti i giorni praticamente. Comunque è un'associazione che organizza, fa e si fa conoscere, vediamo di farci conoscere nell'Alto Canavese. Dove è presente questa associazione? Le donne che vogliono rivolgersi alla vostra associazione come possono fare? L'associazione ha una sede operativa proprio presso lo screening mammografico di Strambino, ma tutte le informazioni si possono trovare sul nostro sito web, che è adod.cx in modo sintetico, oppure adod-dv.it. Lì ci sono tutti i contatti e i riferimenti, e per cui se possiamo esservi d'aiuto, con piacere, cercateci.